Sindaco, parliamo di questo documento che avete firmato con gli altri sindaci del territorio. Qual è l'obiettivo? Cioè, l'obiettivo è di riaprire quello che era cosiddetto Vallo Alpino, che praticamente collegava quasi la Svizzera con la Liguria. Non è che abbiamo una pretesa del genere sicuramente, però dato che molti pezzi sono già in questo momento in funzione, noi chiediamo che ci sia un maggiore coordinamento fra tutte le associazioni che in qualche modo sono interessate a questo discorso per poter affrontare definitivamente questa cosa. Noi l'apertura della strada dei cannoni è stato un momento così di ritrovo, un momento che abbiamo voluto proprio per riunire le maggiori, infatti abbiamo presente l'ATL, abbiamo presente la provincia, abbiamo presente le associazioni varie, oltre ai sindaci appunto della valle. Quindi riteniamo che il discorso sia proprio quello di unione, di trovare un momento di coordinamento per poter mettere in funzione tutte queste strade. Abbiamo anche con la presenza di Zigliola e di altre vecchie glorie, abbiamo anche da parte loro un appoggio proprio per poter fare questo lavoro. E ribadire l'importanza anche della manutenzione di queste strade, di tenerle in un certo modo. Beh, lei parla proprio a noi di Elva, che stiamo lavorando per riaprire la strada del Vallone, che è proprio il simbolo. Io ho detto più volte che il mio sogno prima di smettere come sindaco sarebbe quello di far passare di nuovo il Giro d'Italia per la strada del Vallone, che ho già parlato. Noi siamo partiti comunque con una collaborazione molto molto intensa da parte del Politecnico di Torino. Non dimentichiamo che la settimana scorsa erano 30 alunni allievi, ingegneri del Politecnico con i droni e tutto, che hanno controllato la strada centimetro per centimetro e al più presto ci forniranno quella che è la base per sapere poi come operare in futuro. Il nostro comune è veramente interessato a questa iniziativa e la strada dei cannoni va valorizzata. È importante che ci siano i sindaci dei comuni oggi, che ci siano la regione, Confcommercio, con i tours, tutta una serie di enti che possono veramente portare un contributo importante. Dobbiamo, dopo questa giornata di festa, lavorare e poter raggiungere dei risultati concreti per valorizzare veramente a livello internazionale una delle risorse più importanti della nostra provincia. L'obiettivo è importante, l'obiettivo è creare una rete di strade, quelle, le grandi strade intervallive, ma le grandi strade del Piemonte, e cercare di coordinarle e fare un progetto importante su quello che le montagne del Piemonte possono dare al turismo internazionale.